sono il presidente dei commercianti del centro storico di Sant'Agata. Questo finanziamento che è arrivato dalla regione è arrivato perché noi commercianti abbiamo investito i nostri soldi nel rinnovamento dei negozi, e questo rinnovamento è avvenuto nei negozi quasi tutti della via Medici e della via Campidoglio. In piazza Duomo abbiamo pregato quasi tutti, e c'è pure l'ingegnere che lo posso dire, abbiamo pregato tutti i commercianti della piazza Duomo a partecipare a questo finanziamento. Nessuno ha voluto partecipare, per cui la passata amministrazione a noi aveva presentato già un progetto approvato e già diciamo pagato per il rifacimento della piazza questa Vittorio Emanuele e dalla piazza Crispi. Ci ha invitato, giustamente, ce lo ha presentato, l'ha presentato a tutta la cittadinanza, di quel progetto non abbiamo più saputo niente. Vediamo che ora questo progetto si porta là, senza che noi siamo stati mai interpellati, non siamo stati neanche, non abbiamo avuto nessuna comunicazione ufficiale del fatto che il progetto non si faceva più la piazza Vittorio Emanuele, ma si faceva una piazza non so per quale motivo. Ora, questo è un aspetto. Noi sant'agatesi abbiamo quelle piante che sono delle piante sessantenne, che possono raccontare tante, tante storie. Il problema è che se qualche radice ha dato un minimo fastidio a qualche cittadino, è soltanto ed esclusivamente perché c'è un impianto fognario in quella zona, che è un impianto fognario di 150 anni fa, perché se quell'impianto fosse fatto in maniera che non perda acqua, la pianta non andrebbe più là, perché la pianta alla fine va a cercare acqua, non va a trovare un impianto che non perde una goccia d'acqua. Questo è da dire, per cui se noi abbiamo una fogna che perde acqua da tutte le parti, è ovvio che l'albero può fare danno, perché si introduce dentro la fogna. Per cui non è che noi dobbiamo eliminare l'albero perché c'è una radice che va là dentro. Noi dobbiamo andare a fare un intervento per evitare che queste radici, anche quelle superficiali, possano dare fastidio anche alla pavimentazione, perché le radici grosse che vanno in superficie, quelle si possono benissimo tagliare, eliminare, e l'albero si può orientare nella crescita in modo giusto. E questa è un'altra cosa. Poi io penso che quando io, per esempio, devo farmi un intervento, perché il sindaco è anche il mio medico, è anche quello a cui io ho dato il voto nell'elezione comunale, e per cui non penso che possa io fare speculazione politica, però la cosa qual è? Se io ho da fare un intervento, non vado io, se mi devo fare un intervento alla schiena, vado dal ciabattino. Ora, io quello che dico è questo, cioè quella ditta che al presente ha estirpato, sradicato, strappato dal terreno quell'albero, ha una specializzazione per quanto riguarda l'espianto degli alberi? Perché per quanto riguarda l'espianto degli alberi ci sono delle ditte che fanno esclusivamente questo lavoro, per cui il costo per espiantare questi alberi, rivolgendoci ad una ditta specializzata, è molto superiore del costo che noi abbiamo a lasciarli là, perché noi, per evitare che le radici possano dare fastidio ai fabbricati, possiamo fare benissimo come hanno fatto a Messina, come hanno fatto a Capodorlando, come hanno fatto in qualsiasi altro posto, fare tutta una paratia di cemento a giro, a protezione della fognatura, a protezione della cosa, delle abitazioni, e di conseguenza le piante possono ritornare di nuovo a essere rigogliose, levando anche un po' di cemento a giro delle piante. Grazie. Posso io? Sì. Io volevo chiedere più che al sindaco, magari ai tecnici o all'ingegnere, siccome uno dei nodi della questione credo sia il problema dei danni creati da questi alberi, volevo sapere se in passato erano stati quantificati, e per natura e per proprio per costo, proprio quantificati i danni che erano stati creati da questi alberi, e se eventualmente questi altri interventi alternativi che sono stati citati poc'anzi erano stati valutati
e il motivo per cui invece si è scelto invece questa strada con questo progetto. I danni che sono in passato sono stati, si sono verificati, sono danni ai sottoservizi. Il comune è intervenuto diverse volte perché c'erano problemi di scarichi colturati, gente insomma che ha avuto qualche problema di questo tipo. Ripeto, sono cose che sono verificate nel tempo, in passato adesso non c'è una quantificazione precisa, so pure che credo che in passato qualcuno abbia pure richiesto appunto il risarcimento di danni a proposito. E poi ci sono i danni alla pavimentazione stradale, nel senso che quelli che sono tuttora ancora visibili, cioè lo spartitraffico che è stato in virtù del fatto che le radici purtroppo fuoriescono proprio, cioè il tronco fuoriesce dal marciapiede, non ha uno spazio diciamo di terreno attorno, e quindi le radici continuano a creare questi problemi. Quel piccolo marciapiede comunque è di per sé di fatto impraticabile, non percorribile. Per quanto riguarda la questione dell'alternativa, cioè la scelta progettuale era quella, insomma, è stata, dico, questa è l'alternativa, è un problema che del fare queste paradie, c'è un problema che andrebbe riesaminato anche, dico, sono cose evidentemente che hanno costi non indifferenti, vanno valutate, non lo so, dico io questo non lo so. Con il criterio del buon padre di famiglia è meglio fare questo che questo. Non posso, sì, grazie.